Pescara come ponte ideale di pace con Funambolica, la 17ª edizione. 50 artisti da 10 paesi in esclusiva nazionale nel capoluogo adriatico con le novità più prestigiose del circo mondiale e un focus sull'Ucraina, ma non mancherà una rappresentanza russa. Taiwan, Australia, Messico, Ucraina, Russia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Belgio, Ungheria, Spagna. Per il 17esimo anno il Festival Internazionale del Nuovo Circo ogni estate sold out a tutti i numeri per candidare Pescara come capitale italiana dell'arte più antica e diffusa al mondo, quella del circo. Il festival, prodotto dall'ente Manifestazioni Pescaresi, è curato da Raffaele De Ritis, ideatore e direttore artistico. Anche questa edizione, dice, si snoda come sempre in tre appuntamenti esclusivi per Pescara che, tra ricerca e tradizione, soddisfano sia il pubblico di ogni età che gli appassionati provenienti da tutta Europa. Gli artisti quest'anno vengono da ben 10 nazioni diverse, da tutti e 5 continenti. Saranno quasi 60 artisti distribuiti nei tre tradizionali appuntamenti. Quindi si comincia sempre con l'anteprima al porto turistico, grazie alla collaborazione fondamentale della Marina di Pescara, che ci mette a disposizione i suoi luoghi, dove sarà eretto il tendone del Circo Zoe. È una compagnia che i pescaresi ormai conoscono, è tornata ad anni alterni sempre con uno spettacolo nuovo. Quindi dal 12 al 18 di giugno, e la loro nuova creazione si chiama Deserance. È uno spettacolo particolare, nuovissimo, che mette insieme gli acrobati con il canto lirico e la musica elettronica, quindi è molto sorprendente, ma è comunque sempre uno spettacolo che è dedicato a tutta la famiglia, come poi sono tutti gli appuntamenti di Funambolica. Dopo questa anteprima si aspetta luglio, e il 4 luglio si arriva al Teatro d'Annunzio con quello che è un po' la grande sfida di quest'anno. Abbiamo colto un'occasione per fare un omaggio all'Ucraina, però un omaggio rispetto alla sua vitalità artistica. All'indomani delle ostilità, i ragazzi della scuola del circo di Kiev, che è una delle più importanti al mondo, sono dovuti scappare e sono andati a rifugiarsi presso i loro colleghi di Praga, dove c'è una compagnia di circo contemporaneo che si chiama La Putica, che fa spettacoli molto d'avanguardia. Si sono messi insieme improvvisando una creazione, e quello che è venuto fuori è uno spettacolo che parla del loro incontro, una generazione di due realtà completamente diverse che si incontra, quindi una storia di amicizia, di libertà, ed è uno spettacolo colossale con 20 artisti in scena: acrobati, danza hip hop, rap, poesia, proiezioni. E lo ospiteremo per la prima volta fuori dalla Cecoslovacchia, fuori da dove è stato creato, ed è l'unica data in Italia, quindi è imperdibile questo appuntamento il 4 luglio al Teatro d'Annunzio. Lo spettacolo si intitola Boom. E poi c'è il Gran Galà du Cirque. Il Gran Galà, ormai tutti i pescaresi sanno, è il best of dei più grandi artisti del mondo. Addirittura negli ultimi anni abbiamo aggiunto delle repliche supplementari, tale è la domanda del pubblico. Quindi le due repliche quest'anno saranno il 7 e l'8 luglio, e ci sono artisti da tutto il mondo, provengono dai più grandi talent show, ci sono i vincitori di America Got Talent, del Festival del Circo di Monte Carlo, le vedette del Lido di Parigi o del Moulin Rouge, e quindi ce n'è per tutti i gusti. È come sempre uno spettacolo che attrae sia chi è appassionato alla raffinatezza coreografica e sia al grande pubblico delle famiglie, veramente molto trasversale. Quindi vi aspettiamo a Funambolica. E una cosa che volevo sottolineare: qui l'unica arma è quella della pace ed è quella dell'arte. Noi già nella scorsa edizione avevamo tentato di ospitare, di far incontrare artisti ucraini con russi. L'anno scorso è stato un po' difficile. Quest'anno, oltre allo spettacolo ucraino Boom del 4 di luglio, nel Gran Galà simbolicamente abbiamo ancora una volta voluto includere un'artista ucraina, una bravissima contorsionista che sta vincendo tutti i concorsi mondiali, e nello stesso spettacolo, insieme ad artisti messicani, australiani, francesi, spagnoli, ospitare anche un acrobata russo nello stesso spettacolo, proprio nella stessa sera si esibiranno, che peraltro sono artisti che si conoscono tra di loro da generazioni, i genitori di questi artisti probabilmente hanno lavorato insieme da qualche parte del mondo, quindi è qualcosa che è un legame nel mondo dell'arte che non si è mai fermato, e quindi è un incontro che
è toccante, ma è anche spontaneo, naturale, quello che dovrebbe sempre essere. Ricordiamo l'appuntamento? Il primo appuntamento? Il primo appuntamento è dal 12 al 18 giugno le repliche dello spettacolo Deserans al Tendone al porto turistico di Pescara. Poi si proseguirà con l'Ucraina. Il 4 di luglio al Teatro d'Annunzio lo spettacolo ucraino-cecoslovacco che si intitola Boom, e il Teatro d'Annunzio sempre il 7 e l'8 luglio ospiterà due repliche dello stesso spettacolo, che è il Grand Gala du Cirque, alla sua 15ª edizione. Walter Meale, presidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi. Con orgoglio devo dire che quest'anno avremo la presenza di uno spettacolo interamente rappresentato appunto da artisti ucraini, e nel Gran Galà ci saranno anche artisti russi, quindi veramente gettiamo i ponti e non più muri per far riavvicinare queste due nazioni che purtroppo, per vicende che sappiamo benissimo, sono oggi interessate da una guerra veramente inutile e che sta seminando soltanto vittime e distruzione. Invece noi qui a Pescara vogliamo unire questa questa filosofia del ponte che deve unire queste due nazioni. E al di là di questo voglio ringraziare intanto il Marina di Pescara, perché ci ospiterà per la prima puntata appunto il 12 giugno al porto turistico nel Tendone, dove ci saranno 8 repliche, per cui tutti quanti, veramente la cittadinanza può partecipare a questo spettacolo che ha sempre un taglio molto artistico. Poi ci sposteremo tra virgolette a casa nostra, cioè al Teatro d'Annunzio, con un restyling quest'anno, perché stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione, di risanamento, per dare ovviamente una maggiore comodità per il pubblico che parteciperà sempre molto numeroso ai nostri spettacoli. E ci saranno due spettacoli al Teatro d'Annunzio, uno con, appunto, come ho detto prima, interamente formato da artisti ucraini, e poi il Gran Galà, che raccoglierà artisti da tutto il mondo, veramente da tutto il mondo, dall'America Latina, America Centrale, Europa, Asia, quindi veramente sarà un crogiolo di popolazioni. E con grande onore io devo dire di avere al mio fianco il direttore artistico Raffaele De Ritis, che ovviamente è un luminare del festival del circo, quindi di Funambolica, e fortunatamente ce l'abbiamo noi, ce lo teniamo ben stretto, perché comunque a parte i numeri di partecipazione al pubblico, del pubblico, che voglio dire anche da quando sono presidente io, perché comunque lo sto sempre cercando di invogliare ad aumentare, a fare sempre di più, i numeri degli spettatori sono sempre più aumentati, e questo ovviamente è un mio personale orgoglio, e ovviamente anche di tutta quanta la cittadinanza, e ovviamente anche del comune, che comunque ci sostiene sempre, ci sta sempre a fianco, anche questi lavori che stiamo facendo grazie al comune. Quindi comunque le scommesse si vincono quando si gioca insieme, quando c'è una squadra che funziona, e la squadra, come si dice, quando funziona non si cambia, no? E quindi incrocio le dita anche per quest'anno, cercheremo di fare dei grandi numeri, e soprattutto di soddisfare le esigenze sempre più alte da parte della cittadinanza e del pubblico. E a proposito, la parola al sindaco di Pescara, Carlo Masci. La cosa più bella che ho sentito adesso è la frase di De Ritis, che sottolinea che gli artisti vengono a Pescara anche perché c'è la possibilità di fare una nuotata in mare di fronte al teatro. Questa è una caratteristica unica della nostra città, la possibilità di fruire di questo stupendo mare al centro della città. Poi Funambolica è uno spettacolo eccezionale, non è un'iperbole questa, è la verità. Funambolica appassiona tutti, i grandi e i bambini, con queste performance di personaggi di livello internazionale che spesso sono partiti da Pescara per diventare punti di riferimento mondiale su questo campo. Quindi per noi è motivo di grande orgoglio poter dire che Funambolica non è soltanto un appuntamento
importante dell'estate pescarese, è un fiore all'occhiello, è una delle punte di diamanti, ma poter dire anche che Funambolica è veramente una iniziativa che celebra l'arte nella forma più bella. E poi attrae turisti, attrae non soltanto i cittadini, ma tutti quelli che vengono a pescare, che frequentano pescare, che vedono Funambolica, poi tornano per vedere Funambolica e per godere della nostra città. Quindi credo che i numeri siano importanti. Come spiegava De Ritis, l'anno scorso ci sono state presenze mai avute in tutte le edizioni precedenti, quindi vuol dire che lo spettacolo è di grande qualità e vuol dire che la città attrae persone. Alla conferenza stampa, tra gli altri, erano presenti Alfredo Cremonese, assessore al turismo e ai grandi eventi del comune di Pescara, e Maria Rita Carota, assessore alla cultura del comune di Pescara. Assessore, una gran festa con Funambolica, anche all'insegna della pace, perché saranno presenti l'Ucraina e la Russia. Beh sì, sicuramente un appuntamento fisso, un appuntamento molto importante di caratura internazionale per Funambolica, che quest'anno raggiunge la 17ª edizione. Funambolica è un appuntamento importante per l'arte, è proprio questo connubio anche artistico che si realizza attraverso la presenza di artisti delle due nazioni che purtroppo sono in guerra, e l'ennesima dimostrazione che l'attività del direttore artistico De Ritis, un'attività di ricerca di avanguardia nell'ambito artistico dell'arte circense, dà dei risultati eccezionali. E un'ulteriore dimostrazione è sempre la crescente presenza di pubblico, un pubblico che è molto variegato, perché spesso si vedono famiglie intere. Questa è una grande soddisfazione per la città, per chi organizza, insomma per chi fruisce di tanta bellezza. Simone D'Angelo, vicepresidente dell'ente manifestazioni pescaresi e portavoce. Torna Funambolica per la gioia di grandi e piccini. Sì, è una festa per grandi e piccini, una delle offerte più importanti della cultura pescarese, un caposaldo. Quest'anno finalmente possiamo ufficializzarlo in un teatro d'annunzio rinnovato e siamo contenti, aspettiamo le grandi novità che il direttore artistico Raffaele De Ritis ci riserva. Ci ha già dato qualche anticipazione, insomma, uno spettacolo a tutto campo per divertirsi e per emozionarsi. Sì, è vero pure che nella cultura, nell'arte si possono solo anticipare delle cose, però bisogna viverle per poi assaporarle appieno ed emozionarsi, perché con l'arte, la cultura e soprattutto in questo caso col circo non ci si può che emozionare. L'anno scorso avete fatto dei numeri importanti, incredibili, voi sperate adesso di superare questi numeri? Questo per noi, perlomeno per il CDA che comunque vado a rappresentare come vicepresidente, è sicuramente un'edizione di conferma. Abbiamo passato una prima edizione durante la pandemia dove con numeri limitati abbiamo comunque fatto numeri importanti. Lo scorso anno, un po' per l'offerta culturale importante che abbiamo creato, un po' per la voglia delle persone di emergere, di tornare a vivere, abbiamo fatto numeri incredibili. Quest'anno cercheremo di confermarci, ma sono sicuro che sarà così, perché davvero abbiamo un calendario importante e saprete anche delle prossime novità con Pescara Jazz, Future Pop e le tante iniziative che organizziamo come ente manifestazioni pescaresi. Si può dire Funambolica l'insegna della rinascita? Si può dire Funambolica all'insegna della rinascita, è una 17ª edizione, un festival che ormai ha acquisito un'importanza nazionale e internazionale, e la rinascita della cultura del circo dopo anni di buio, che nonostante fossero appunto immersi in una situazione catastrofica come può essere una pandemia, abbiamo comunque portato un sorriso sulla bocca dei grandi e piccini. Quindi quest'anno cercheremo davvero di far dimenticare tutto il brutto che abbiamo passato.